Buonasera, siamo al Pala Ravasio per la sesta giornata dove andava in scena NPO Gordon contro Pallacanestro Lissone. Risultato finale 60-52 per Olginate. Una partita che però è rimasta in completo equilibrio fino al 38esimo, dove due volte Olginate è riuscito a dare degli strappi arrivando al più 11, ma Lissone è stata molto brava a rientrare e rientrare anche senza mai andare in vantaggio, perché solo al nono minuto del primo quarto ha avuto un punto di vantaggio con una tripla di Viganò, però è sempre stato 1-2, massimo 3 possessi. Coach Mazzali, e qual è la tua lettura di questa partita? Ma la mia lettura è abbastanza semplice. Noi purtroppo non abbiamo mai fatto canestro quando dovevamo. L'inizio della partita è stato abbastanza emblematico. Abbiamo fatto 6 punti con 2 canestri a 3 punti, credo nei primi 6-7 minuti. 7 minuti. E sbagliando tanti tiri facili dai 4-5 metri, appoggi anche da sotto, penetrazioni, tiri liberi, e in difesa tutto sommato abbiamo anche tenuto, però sapevamo che se volevamo fare la partita dovevamo avere delle percentuali perlomeno decenti, e purtroppo questo non c'è stato. L'abbiamo pagato per tutta la partita. Quando abbiamo trovato continuità in attacco sono stati momenti in cui ci siamo avvicinati. Poi devo dire che il talento di Olginate in quelle situazioni è sempre emerso, e ogni volta che noi arrivavamo a un possesso di distanza c'è stata sempre un'azione, un contro break, un canestro a 3 punti o di Marinò o di Milan, o un'azione ben giocata con palla sotto a Beretta o Bassani, e quindi ogni tentativo di aggancio è stato poi respinto. Però tatticamente, conoscendo magari i punti di forza di Olginate, soprattutto anche su Bassani, l'avete messo in grossa difficoltà, perché comunque siete sempre riusciti a fare dei raddoppi, sporcargli i tiri, e si è nervosito e Olginate non è riuscito a trovare quella continuità, soprattutto in attacco, o come dicevi prima, sì, questa sì, è stata la vostra bravura. Sì, noi la partita l'abbiamo preparata su quello. Onestamente io credo che Olginate abbia il pacchetto lunghi, ovviamente al completo, con certo, Riva e Tagliabue, migliore del girone. E tutto sommato i nostri quattro lunghi non sono, almeno a livello fisico e atletico, messi peggio. Quindi comunque la scelta era quella di cercare di togliere a Marinò il vantaggio del pick and roll con praticamente dei raddoppi, invogliandolo ad arrivare in area e rendergli difficili gli scarichi. Non giocavano mai di sponda per dare la palla sotto, e questo ci facilitava. Ovvio che è una scelta rischiosa, quindi su 5 azioni tenevano bene 4, poi la quinta sono 2 punti facili per Beretta che appoggia da sotto canestro. Il problema è che dall'altra parte noi non facciamo mai canestro, quindi quell'azione che noi sbagliavamo in difesa poi alla lunga creava il divario. In effetti, se guardiamo le statistiche e le percentuali di entrambe le squadre, sia da 2 che da 3, che sono appena di sopra da 3 di Olginate, non mi sembrano poi così male. Sì, effettivamente è vero, perché alla fine si è ripreso con un 47%. E anche noi, per avere un 33%, io metterei la firma sempre, insomma, per come tiriamo di solito. Il problema sono stati le azioni normali, le azioni da 2, poi Olginate comunque ha trovato un paio di bombe sulla zona. Devo dire che ha trovato anche 2 bombe quasi impossibili di Milan e una di totale bravura, non dico niente, però allo scadere del secondo quarto la bomba di Marinò centrale marcato è stata, insomma, alla fine, se guardiamo il divario, è vero che non si possono fare questi conti, però quei 9 punti pesano tantissimo nell'economia di questa partita. È vero. Una domanda un po' instradata. Avete esordito su questo palazzetto, su questo nuovo parquet finalmente di Olginate. Un commento? Ma devo dire molto bello proprio esteticamente, un bel colore, e devo dire che si gioca con una luminosità diversa e che non si trova spesso sui campi di Cigoldo. Quindi devo dire che forse mancava proprio il parquet qua, perché sì, per il resto l'impianto
proprio perfetto per la categoria, accogliente, non è troppo grande né troppo piccolo, ampio parcheggio, battuta, ma bene, direi che bene. Avete fatto un ottimo lavoro. Grazie coach, in bocca al lupo e buon proseguimento, perché comunque siete sempre, anche con questa sconfitta, al secondo posto e pertanto Sì. Attaccati. Diciamo che c'è più di una squadra davanti, però... Due punti, sono sempre due punti. Sempre due punti. Grazie a voi, in bocca al lupo. Grazie, complimenti ancora. Bene, siamo con coach Galli. Importante era battezzarlo bene questo perché e vincere la partita. Il risultato è stato positivo, forse il gioco è andato un po' a sprazzi. E come ti è sembrata questa dura battaglia con il sole? Beh, come hai detto giustamente, era fondamentale vincere oggi perché è la prima vera partita in casa, perché è stata una bella festa nel pomeriggio col settore giovanile, perché c'era il pubblico, non delle grandi occasioni perché mi aspetto sempre più pubblico, ma c'era un bel pubblico e caloroso, quindi molto bello. Quindi sono tutte quelle condizioni in cui se poi perdi quei tifosi che vengono un po' e poi non vengono, poi non tornano. E invece bella festa, tutti i settori giovanili presenti, i bambini hanno fatto chiasso, palazzetto pieno, vittoria, cosa vogliamo di più? Cena pagata dalla società adesso, e via. Cosa possiamo chiedere di più? Però questa sera chiaramente le assenze erano tante perché Meregalli fuori, come sappiamo, o Riva fuori, si spera che, tra l'altro è arrivata anche una tonsillite, cos'è successo, quindi è proprio un periodo no, e Tagliabue è fuori. I tre senior dei nove, e quindi e sicuramente non era facile dare dei cambi e creare i giusti equilibri, e, però Olginate ha pasticciato. Soprattutto in attacco. Ci sono stati due momenti dove Olginate è andata più 11, poteva chiudere la partita, invece molte scelte difficili sono state prese, a mio parere, guardando un po' dall'esterno. Cosa non ha funzionato? Ma se vogliamo cercare qualcosa da migliorare. Io dico che ha funzionato molto, il bicchiere non è mezzo pieno ma è oltre la metà, perché consapevoli delle assenze che avremmo avuto, abbiamo organizzato una partita prettamente difensiva. Adesso non ho ben guardato, ma abbiamo tenuto gli avversari a 52 punti in totale, 52 punti e 35% dal campo. Quindi l'obiettivo era quello, anche perché giocare con due lunghi di 2 metri, giocare con Tavola che si sacrifica, che è 1,88 da 4, i meccanismi offensivi sono molto differenti. Quindi abbiamo proprio lavorato difensivamente cercando di fermare i senior di Lissone. Quindi avendo proprio chiesto alla squadra grande attitudine difensiva e in attacco un po' più di libertà, non posso che dire hanno rispettato il piano gara. Poi ovvio piacerebbe a tutti giocare un po' più fluidi, fare canestri più facili, correre in contropiede, quante cose ci piacerebbero, però bisogna fare delle scelte. Noi gli allenamenti che facciamo cerchiamo sempre di scegliere un obiettivo ben chiaro, e stasettimana l'obiettivo ben chiaro era limitare il più possibile Collini, Formentini e Squarcina. Ci siamo riusciti nel bene e nel male, quindi se anche dall'altra parte non siamo stati bellissimi non posso dirgli niente perché ci abbiamo lavorato oggettivamente poco. Comunque, come dicevi, importantissimo era incominciare a vincere in casa, anche se era la prima volta. Lissone è una squadra di tutto rispetto, con ottimi senior, esperti, ma soprattutto anche con degli ottimi giovani, e soprattutto era importante fare o dare una continuità alla vittoria di settimana scorsa. Bellissimo. Perché finora una vinta, una persa, importante è vincerla e andare a Lumezzane settimana prossima un po' con un po' di serenità per giocarsela. È un po' sconosciuta questa parola per me, però. Non esiste la serenità. È un po' sconosciuta. No, però dici tutto giusto. Non ho... Quindi importante era fare questi due punti. Soprattutto prepararsi bene, guardando a settimana prossima a Lumezzane. Lumezzane che è una squadra anche molto, molto forte fisicamente, e quindi un duro lavoro per i nostri lunghi. O preparerai la partita con qualche altra tattica? Non li ho ancora visti, ma li conosco benissimo. Hanno giocatori importanti, ne cito tre, ma non perché sono i più forti, ma perché Marelli l'ho avuto un anno, fu quando andai a Crema il primo acquisto che chiesi. Ai tempi era un under 91,
forse non è esploso come ci si aspettava, ma è un giocatore che io prenderei domani mattina, Davide Marelli, senza alcun dubbio. Oliviero è un lungo che tutte le squadre di B2 e di C della zona hanno cercato, lui ha scelto di studiare, ha giocato a Monticelli nel tuo campionato, poi lui ha fatto una scelta simile a Bassani di studiare, quindi non si è mai mosso più di tanto da casa, ma è un lungo vero che avrebbe potuto tranquillamente fare la B2. E poi c'è Caramatti, che è un altro che ha girato la B, che dovrebbe rientrare, quindi giocatori importanti, più quelli che dimentico, per evitare di tediare i nostri ascoltatori. Sì. Bene, quindi ci sarà due settimane molto importanti, Lumezzane e poi il derby qui a Calolzio, qui a Uginate contro Calolzio. E quindi in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, un saluto a tutti. Grazie.